La mia storia inizia qua, con una moneta che forse è stata la mia unica compagna di vita e mille memorie che mi tornano guardandola. Fin da bambino sono stato solo, troppo solitario per emergere, troppo intelligente per restare inosservato. Bene, siete pronti? Forza, ritiro i compiti adesso. Grazie Martino. Grazie. Bravissimo. Forza Tobias, il compito, sei sempre l'ultimo. Un momento. Ragazzi, grazie. Molto bene. Dai, forza che bisogna andare. Leonardo, per favore il cappello. Già chiesto. Tesoro, tu aspettaci qui, d'accordo? Okay. Facciamo in fretta, vedrai. Vi ho convocato per parlarvi di Leonardo. Lo sto tenendo d'occhio e ad esempio ieri gli ho ritirato il compito di matematica. È molto bravo, forse troppo. Ho visto il libro delle formule, l'esercizio è molto complicato e lui è riuscito a... No, il problema è nel fatto che io non avevo mai spiegato quelle cose e sembra strano. Vostro figlio è diverso. E sfigatello, perché non sei a casa della mamma? Grazie dei compiti, sfigato. Oh dai, lasciamolo stare. Secondo me non sa neanche lasciarsi le scarpe. Muori. Leonardo, sei innamorato? No. Su, controlla l'esercizio. L'ho finito. Beh, sentiamo come hai risolto. Beh, la questione è semplice. La tensione è nota. La carica è quella del protone. Attraverso la moltiplicazione di tensione e carica possiamo trovare l'energia. L'energia è collegabile alla temperatura attraverso la costante di Boltzmann e dunque possiamo trovare quanta è la temperatura in Kelvin della fusione termonucleare. Puoi aiutarmi a risolvere l'esercizio? Ma ti lascialo stare, non ti fa strano. Ogni inseguimento non dura più di 300 metri e in pochi secondi si decidono le sorti della vittima. Basta un passo falso per segnare il destino della gazzella. La vita nel branco è fondamentale per questa specie animale. Nessun mammifero riesce a sopravvivere in solitudine essendosi evoluto per vivere nel branco, così come l'uomo. Ciao Leonardo, come è andato l'esame? Thank you.
con i suoi esperimenti, sì? Va bene, ok. Buona giornata. Buonasera. Buonasera. Salve. Si accomodi pure. Scusi. Signor Meucci, la stavamo aspettando. Già. Finalmente abbiamo l'onore di incontrarla. Abbiamo sentito parlare molto delle sue ricerche. Grazie. Ce ne parli? Durante questi ultimi mesi ho elaborato la possibile cura per il cancro al cervello. I macrofagi possono essere convertiti in veicoli di geni antitumorali per combattere la neoplasia. Funzione originale. È stata adattata alla tecnica di trasferimento genico, lavoro elaborato. Ingegnerizzazione delle cellule del sangue al trattamento dei tumori. Nel caso, giri la pagina ora, nel caso delle malattie genetiche, le staminali ematopoietiche del paziente vengono corrette introducendo il gene funzionante. Gli sposi il mio progetto in ogni dettaglio. Una cura facile, economica e sicura per il cancro al cervello. Non era il genere di scoperta che si poteva ignorare, ne ero convinto. Ma a quanto pare non era così. Avrei distrutto i meccanismi dell'economia presente dietro al commercio di questo genere di farmaci, dissero. Avevo protestato invano, ma mi avevano tenuto d'occhio e sapevano cose sulle mie ricerche che gli avrebbero consentito di distruggermi. E fu così. È questa la legge della giungla. Un giorno sei all'apice del successo, quello seguente cadi inesorabilmente. Io la mia parte l'ho fatta. Ho provato a dare una svolta alla società senza ricevere nulla in cambio. Sono stato ostacolato da persone che avevano paura. Paura di ciò che avrei potuto fare. Paura di stravolgere un mondo che per loro non era ancora pronto a tutto questo. Ma il mio fallimento sarà dovuto a qualcosa. Un giorno sei il leone, quello dopo la gazzella. Homo, homini, lupus. What it cost, and in time.